Minasan konnichiwa, giapponese con Miru e yokoso. Ciao a tutti e benvenuti su Giapponese con Miru. Con questa lezione impareremo a formulare delle domande con la dicitura come, in che modo. Esattamente come accaduto nel video precedente, ovvero nella lezione 119, anche questa volta vi chiederò di imparare a memoria una frase. E quando vi chiedo di imparare a memoria una frase, di solito è per due motivi. Il primo motivo è che si tratta di una frase effettivamente utile. Il secondo motivo, invece, che giustifica appunto l'imparare la lingua tramite il processo di memorizzazione, è che non abbiamo ancora gli strumenti grammaticali o il vocabolario, in questo caso entrambi, non abbiamo né la grammatica né il vocabolario sufficiente per entrare in profondità in questo argomento. E qual è l'argomento di questa lezione? L'argomento di questa lezione è vedere come possiamo fare per tradurre in giapponese l'avverbio interrogativo come, in che modo. Come nel senso di in che modo. Il problema è essenzialmente uno, ed è anche il motivo per cui vi chiedo di imparare a memoria questa frase. Infatti, in giapponese, per dire come, esistono diversi modi, se non svariati modi. A seconda del caso usiamo una forma diversa. Per il momento noi abbiamo imparato che con il verbo imas o con il verbo yomimas possiamo usare, per dire come, la dicitura nanto. Nanto. Abbiamo visto tanto tempo fa la dicitura nanto imaska, che possiamo utilizzare nella frase onamae wa nanto imaska, come ti chiami? Nella lezione precedente abbiamo rivisto la stessa forma, la stessa dicitura nanto, questa volta usata con il verbo yomimasu, ovvero leggere. Kono kanji wa nanto yomimasu ka? Come si legge questo kanji? In entrambe queste frasi la dicitura nanto corrisponde al nostro italiano come. Adesso vi voglio insegnare la frase come si scrive questo kanji? Come si scrive questo kanji? A ragion di logica voi direte, beh, basta utilizzare anche in questo caso la dicitura nanto, no? Che traduce come. In realtà non è così. Per dire come si scrive questo kanji, non si usa la dicitura nanto, ma si usa la dicitura do. Do. E questa è la parola con la quale vorrei che voi prendeste confidenza. Do. Kono kanji wa do kakimasu ka? Come si scrive questo kanji? Adesso voi vi chiederete, ma perché non possiamo usare la dicitura nanto con il verbo kaku, ma dobbiamo usare la dicitura do? Per rispondere a questo dubbio, prima rispondiamo a un'altra di domanda. Innanzitutto, sarebbe sbagliato usare nanto con il verbo kakimasu? Ovvero, la frase nanto kakimasu ka non si può proprio dire? In realtà si può dire solo che non traduce esattamente la frase che vi voglio insegnare. La frase che vi voglio insegnare è come si scrive questo kanji, pragmaticamente in che modo, come si fa. Per chiedere esattamente come si fa, si utilizza il come con la dicitura do, quindi do kakimasu ka. Invece la frase nanto kakimasu ka non è che sia una frase sbagliata, è una frase corretta, ma per il momento per noi è un po' difficile, perché si utilizza in altri contesti. Per esempio, se io volessi chiedere ad un giapponese che cosa si dice, che cosa si scrive o come si scrive l'intestazione di una lettera formale, allora non è un problema di pragmaticamente in che modo si scrive un kanji, ma è che cosa io, come si scrive l'intestazione, che cosa si scrive per l'intestazione di una lettera formale, allora in quel caso utilizzerei nanto. Allora voi capite che per il momento per noi questa frase è un po' difficile e non vorrei che la usaste, anzi, dimenticatela proprio. La cosa che voglio che voi impariate in questa lezione è che associaste all'avverbio interrogativo come la parola do. Adesso che abbiamo capito che la frase in che modo o come si scrive questo kanji, in giapponese si dice kono kanji wa do kakimasu ka, con la parola do che appunto traduce la dicitura in che modo, pragmaticamente come si fa a scrivere questo kanji, vediamo una possibile risposta.
una possibile risposta di come si scrive questo kanji è: questo kanji si scrive così. Si scrive così. E in giapponese si scrive così, si dice ko kakimasu. Ko kakimasu. Dove ko significa così, in questo modo, si scrive così. Kono kanji wa, questo kanji, ko kakimasu. E poi quello si mette a scrivere chiaramente il kanji per farvi vedere come si fa. Adesso voglio fare un piccolo esercizio per mettere in pratica le conoscenze della lezione 119 e di questa lezione 120. Abbiamo questi tre kanji e vogliamo chiedere ad un giapponese come si leggono e come si scrivono. Verosimilmente possiamo chiedere: Sumimasen, kono kanji wa nanto yomimasu ka? Sumimasen, kono kanji wa nanto yomimasu ka? E questo giapponese ci risponderà: Yama to yomimasu. Yama to yomimasu. Yama to yomimasu. Sumimasen, kono kanji wa nanto yomimasu ka? Yama to yomimasu. Poi vogliamo chiedere come si scrive: Do kakimasu ka? E questo giapponese si metterà lì e ci farà vedere come si scrive: Ko kakimasu. Ko kakimasu. 1, 2, 3. Ko kakimasu. 1, 2, 3. Continuiamo. Sumimasen, kono kanji wa nanto yomimasu ka? Kawa to yomimasu. Dou kakimasu ka? Kou kakimasu. 1, 2, 3. Kou kakimasu. 1, 2, 3. Finiamo con questo kanji. Sumimasen, kono kanji wa nan to yomimasu ka? Tani to yomimasu. Dou kakimasu ka? Kou kakimasu. 1, 2, 3, 4. 5, 6. こう書きます。1、2、3、4、5、6、7。Ed eccoci arrivati a fine lezione. Questa volta abbiamo visto come il semplice avverbio interrogativo come in italiano in giapponese si possa dire in diversi modi, anzi in svariati modi. Si tratta di un argomento ancora un po' delicato, ancora un po' difficile da trattare con le poche conoscenze che abbiamo della lingua giapponese, ed è per questo che vi ho chiesto di imparare a memoria la frase kono kanji wa dou kakimasu ka? E anche la sua risposta kou kakimasu. Quindi voglio che prendiate confidenza con le due parole do, che significa appunto in che modo, e la parola ko, che significa in questo modo. Queste sono parole particolarmente importanti perché si usano tantissimo, quindi prendiamoci confidenza. Ad ogni modo, io spero che la lezione vi sia piaciuta. Se così fosse, mettete il pollice up, fate l'iscrizione al canale e venite anche a trovarmi sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru. Noi ci vediamo nel prossimo video. Già, matane!